sera siamo arrivati alla settima lezione e oggi vedremo di parlare del secondo dei granduchi, quello che è succeduto a Cosimo. Cosimo è stato il primo granduca. Abbiamo visto che è riuscito ad avere, per via dei buoni uffici del papato, perché l'imperatore si era un po' stufato e gli aveva detto: senti, ora te te ne approfitti un po', sarà a casa e tutti calmi. Allora lui si rivolge al Papa, che è Pio V, gli promette dei benefici, gli libera un eretico che lui teneva sotto protezione, insomma riesce a diventare Granduca di Toscana e fa la trasformazione di quello che era un dominio signorile della famiglia, lo trasforma in un vero e proprio stato dinastico. Oggi parleremo quindi di Francesco I, che è il figlio di Eleonora di Toledo, che era abbiamo visto essere la granduchessa, la prima granduchessa, e di Cosimo I, che è stato il primo granduca. Perché si chiama Francesco? Non è un nome frequente nella dinastia, anzi è un nome che per la prima volta compare, perché la granduchessa era devota a San Francesco e era rimasta folgorata da un pellegrinaggio che aveva fatto all'eremo di Laverna, in provincia di Arezzo, dove Francesco ebbe le stigmate di santo e quindi lo chiama in questo modo. Ecco, questo è Francesco da bambino. Abbiamo anche visto che il padre, dopo la morte della moglie avvenuta, si presume, proprio qui dalle nostre parti a causa della malaria, aveva avuto un periodo di depressione. Dopo due anni della vedovanza aveva abdicato e lasciato la reggenza del Granducato al figlio Francesco e lui aveva lasciato il dominio granducale. Si era dedicato alle sue passioni, alla caccia, allo studio delle scienze naturali. Abbiamo visto che era un grande appassionato di botanica. Si era risposato con una donna giovane e bella, quindi tanto tanto depresso a me non mi pare che fosse, però diciamo che se l'era in pratica, diciamo pure, goduta. Poi muore e il nostro Francesco viene incoronato Granduca. Ecco, quindi assume poteri, pieni poteri, però lui non ha una grande predilezione per il governo, però ha il merito di circondarsi di collaboratori efficienti, efficaci. L'aveva fatta anche il padre, il Granduca Cosimo, che abbiamo visto si era affidato molto all'arte di Giorgio Vasari, che è stato per lui un architetto, un artista a tutto tondo, e quindi lui si affida a collaboratori efficaci. Sposa Giovanna d'Austria, sempre a proposito di matrimoni combinati. Giovanna d'Austria però era un matrimonio molto importante, che ai fiorentini piaceva molto. Perché? Perché era la figlia dell'imperatore, era la nipote del grande Carlo V e la figlia dell'imperatore Ferdinando I d'Asburgo. Perché se vi ricordate, Carlo V, che teneva insieme le corone di Spagna e quella imperiale, a un certo punto l'aveva divise, perché francamente governare tutto era un po' complicato, quindi aveva lasciato la corona imperiale e i domini tedeschi e austriaci al fratello Ferdinando e la corona di Spagna al figlio Filippo II. Quindi questa sposa di Francesco era un matrimonio prestigioso che ai fiorentini piaceva tantissimo, anche se vedremo non era all'apice delle sue valori affettivi. Anche Francesco nel 1575 dovrà subire la sua congiura, perché è una costante. Tutti i medici, dal primo, da Cosimo il Vecchio fino all'ultimo, hanno sempre dovuto sopportare una congiura delle famiglie nobili fiorentine che tendevano a detronizzarli, ma nessuno ci è mai riuscito e non ci riesce nemmeno questa, Dio, a dei validi collaboratori. Così come Cosimo aveva Giorgio Vasari,
Francesco si affida a Bernardo Buontalenti, architetto, altro spirito eclettico di grande valore, a cui affiderà moltissimi dei suoi incarichi, tra cui quello più importante che ora vedremo. Gli fa realizzare la villa del Pratolino, una villa neobarocca di grande prestigio che purtroppo è scomparsa, non c'è più, che aveva realizzato per lui. Poi di Buontalenti ricordiamo la bellissima grotta Buontalenti, che è quella che dà inizio al percorso del corridoio vasariano. È una grotta artificiale realizzata secondo quelli che sono le caratteristiche delle grotte naturali, quelle con gli stalattiti e gli stalagmiti. Poi un altro merito che ha il Buontalenti riconosciuto è quello di aver inventato il gelato come lo conosciamo noi oggi, l'ha inventato lui. E a Firenze, nelle gelaterie, si può gustare, ora no, per l'amor di Dio, però presto speriamo bene, si può gustare il gelato Buontalenti, perché lui è riconosciuto come l'inventore del gelato. Quindi, grazie al Buontalenti, Francesco riprende quello che era il vecchio sogno dei Medici, quello di riprendere i commerci e i traffici marittimi che avevano fatto la grandezza di Pisa. Pisa che ora era diventata parte del dominio granducale, però aveva perso quelle caratteristiche. Perché? Perché il commercio marittimo non aveva più le caratteristiche che aveva il tempo delle repubbliche marinare, ma soprattutto perché abbiamo visto che Pisa aveva una caratteristica particolare, cioè quella di essere una città marittima, però non posizionata sul mare, lontana dal suo porto, che si trovava dove ora la città di Livorno. Quindi diciamo che il progetto dei Medici era quello di abbandonare il vecchio porto pisano, che ora non era più funzionale ai commerci moderni, era scomodo perché lontano dalla città, e riprendere il suo progetto dei Medici. Comunque nel 1541 nasce a Firenze, nel 64 assume la reggenza perché il padre abdica, nel 65 sposa Giovanna d'Austria, nel 74 è Granduca e riprende con il vecchio progetto dei Medici, i quali mettono l'occhio fin dal tempo di Cosimo il Vecchio su un sito romano che poi Pisa aveva acquisito ed era la Cala Liburna, cioè un piccolo approdo naturale che è questo che vediamo, che quando Pisa diventa una potenza navale lo fortifica, una cinta di muraria, ci crea un bastione fortificato e lo mette a presidio dell'ingresso del proprio porto, che è questo, ecco qui è un di mare che ora non c'è più, è stato bonificato, dove Pisa teneva la sua lotta. I Medici hanno acquisito il tutto, però hanno capito che il porto pisano non è più funzionale, non serve più, quindi decidono di ampliare e sviluppare il borgo fortificato che si chiamava Livorna e fare di lì il nuovo scalo toscano. E quindi cosa fanno? Fortificano ulteriormente il borgo e creano una situazione di piccolo porto. Ci viene costruita da Alessandro, abbiamo visto che Alessandro non ha fatto grandi cose, ha fatto più guai e malanni che altro, però costruita a Firenze la fortezza da basso e a Livorno la fortezza vecchia, quindi diventa più strutturato e successivamente diventa una vera e propria città, dove in qualche modo si riesce a individuare le caratteristiche che i Medici vogliono, cioè una città-porto, perché hanno dei grandi progetti che poi li svilupperà il suo successore, però in definitiva hanno già le idee chiare su quello che si dovrà fare nella zona. E quindi Buontalenti prepara uno schema, un progetto di città fortificata a forma pentagonale. Perché la forma del pentagono? Ecco, quindi ora vedremo più avanti
che Francesco era un grande appassionato di scienze esoteriche, dell'alchimia, della magia, di quelle scienze, cioè che poi con Galileo diventeranno scienze propriamente dette come le intendiamo oggi, ma all'epoca erano sempre ammantate e già allora si parlava di quelle che erano le implicazioni di quel fenomeno che poi sarà diventato la massoneria. Nel Settecento diventa strutturata come centro di potere, come è arrivata fino ai giorni nostri. La massoneria esisteva già anche nel Seicento, perché la massoneria deriva dai segreti che custodivano le imprese che costruivano le cattedrali gotiche del nord Europa. Avevano i segreti costruttivi che si tramandavano e che rinchiuse in quella che si chiamava la loggia. La loggia era il locale dove questi gruppi si ritrovavano, studiavano, lavoravano, si riposavano. E anche oggi nel simbologismo della massoneria ci sono tutti gli elementi che si rifanno all'arte muratoria, il compasso, la squadra, tutte queste cose. Ora, il simbolo massonico del Pentagono non è conclamato, però noi osserviamo che la città massonica per eccellenza, che è Washington, che è ricca di simboli massonici, il suo fabbricato più importante è appunto un pentagono. Quindi questa forma pentagonale, secondo me, non è casuale. Ecco, questa è la città come poi verrà realizzata, ma lo vedremo meglio perché, ripeto, il 28 marzo viene posta la prima pietra, però poi la realizzazione della città la vedremo la volta successiva, perché è compito portarla a termine di Ferdinando. Però vediamo intanto la struttura che avrà questa città, la forma pentagonale, la struttura dell'accampamento romano con il cardo e il decumano, al centro del quale si trova il foro. Ecco, però la grande passione di Francesco, come detto, era l'alchimia. E in particolare aveva una vera e propria ossessione riuscire a realizzare nei suoi laboratori la porcellana cinese. Poi ci riuscirà, lo vedremo meglio. Si fa allestire uno studiolo che è oggi uno delle attrattive di Palazzo Vecchio. Tutte queste pannelli che noi vediamo sono tutte ante di armadi dove Francesco ci teneva i suoi segreti, le sue misture, tutte le cose che in qualche modo gli consentivano di praticare questa sua passione, che era fra la parascienza, l'esoterismo, la magia, ripeto, tutte queste cose le sviluppava in questo studiolo che oggi è visitabile, è stato ripristinato completamente e è visitabile nella visita del Palazzo Vecchio. Poi si realizza il Casino di San Marco. Il Casino di San Marco è il suo laboratorio privato dove faceva questi esperimenti, circondato da degli esperti, da degli scienziati. Non erano ancora scienziati, perché, ripeto, l'alchimia c'è molto empirismo. Quindi nel Casino di San Marco, annesso al convento di San Marco, lui si era allestito la sua prima fonderia. Ora attenzione, noi quando si parla di fonderie si pensa a uno stabilimento industriale, in realtà era un laboratorio, fonderia, perché in questo laboratorio si fondevano i metalli. Ecco, la sua ossessione era realizzare la porcellana cinese, che era un segreto che veniva dalla Cina e i cinesi se lo tenevano ben stretto. Ebbene, lui con i suoi collaboratori, i suoi esperti, ci riesce e realizza quella che si chiamerà ceramica medicea, che è la porcellana che conosciamo noi oggi, che a Firenze nasce per la prima volta nel mondo occidentale e darà origine a quella tradizione che poi verrà sviluppata dai Ginori dopo i Medici. La Richard Ginori, per esempio, nasce da questa tradizione, che poi ha altri sbocchi in Francia con Sèvres, a Napoli con Capodimonte. Comunque diciamo che la primogenitura
della produzione europea di porcellana è dovuta proprio agli studi di Francesco, che poi si allarga e siccome ha a disposizione i locali del Palazzo degli Uffizi, lì realizza la sua seconda fonderia, la fonderia appunto degli Uffizi. Quindi si realizza questa passione che un po' lo tiene lontano dalle vicende del governo del suo sindacato, del suo granducato, però dicevo si era circondato da funzionari. La granduchessa Giovanna d'Austria gli scodella una quantità notevole di femmine, finché invece è un problema, perché quello che conta è l'erede. L'erede arriva, Don Filippino. Il Don è un epiteto che è destinato a tutti i maschi, a tutti i figli maschi dei Medici. Quindi Don Filippino però è ammalato di idrocefalia e quindi non campa molto, diciamo muore bambino, quindi rimane il problema della successione dinastica. Però il nostro Francesco si era dato da fare anche a parte il marito, a parte il ruolo di marito. Nel 1578 muore Giovanna e lui ne approfitta per impalmare la sua favorita Bianca Cappello, che era una donna di origine veneziana, però era un po' chiacchierata, diciamo, apparteneva a una nobile famiglia, però era uscita, era fuggita da casa, insomma, diciamo che i fiorentini non l'amavano molto. Era una relazione permanente conclamata. Perché? Perché ai fiorentini piaceva avere una granduchessa figlia dell'imperatore, quindi diciamo che non l'amavano molto, però la relazione era consolidata. Pare che fosse molto bella, anche se un po', non dico cicciottella, oggi si direbbe curvi, no? Era un po' robusta, però si dice che fosse molto bella, molto affascinante, però ai fiorentini non gli andava a genio. Lui gli aveva costruito un palazzotto che ancora oggi è visibile vicino a Palazzo Pitti, però quando la granduchessa muore, nel giro di pochissimo tempo, lui ovviamente la sposa. La sposa subito a distanza di un paio di mesi, quindi fresca fresca, la sposa in segreto. Poi successivamente la sposa e viene incoronata. Incoronata però questi due hanno un figlio che è Don Antonio, che è nato prima del loro matrimonio, ma che poi a seguito del matrimonio avvenuto, aveva circa 2-3 anni quando si sono sposati, questo figlio diventa effettivamente il pieno e legittimo erede del Granducato. Perché? Perché è figlio legittimo del Granduca e della Granduchessa. Quindi Don Antonio de' Medici, che poi diventerà un personaggio importante e che diciamo riceverà dal padre Francesco la passione per gli studi naturalistici e diventerà un esperto in questo settore. Nell'11 ottobre del 1587 c'è la morte misteriosa. Perché? Sono a Poggio a Caiano, nella villa che abbiamo già visto, e entrambi durante la cena si sentono male, hanno dei malori violenti, tutte e due a distanza di poco tempo. Tutte e due sopportano un'agonia di una decina di giorni e tutte e due muoiono a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Ecco perché si parla di morte misteriosa. Il mistero è accresciuto anche da un'altra circostanza: la presenza nella villa di Ferdinando, che è il fratello minore di Francesco, che è cardinale, che vive a Roma e che è in aperto dissidio con lui. Allora Ferdinando decide di fare la pace e quindi va con intenti pacificatori a Poggio a Caiano e quindi è presente quando avvengono questi fatti, guarda caso, e quindi è legittimo il sospetto che sia stato lui ad avvelenarli, anche perché è lui che poi succederà sul trono granducale.
E questa vicenda è andata avanti e ancora non è del tutto risolta. Perché? Perché ufficialmente sono morti di malaria. L'autopsia fatta allora parlò di malaria perniciosa. I sintomi pare fossero gli stessi, però il legittimo sospetto che fossero stati avvelenati a cura di colui che poi ne trarrà il beneficio, perché nell'analisi storica la regola del cui prodest raramente sbaglia. Comunque, la vicenda è andata avanti anche a seguito della ricognizione dei cadaveri, che quello di Francesco, perché diciamo che poi lo vedremo meglio la volta prossima quando parleremo di Ferdinando, però Ferdinando succede sul trono grande con una specie di colpo di Stato, perché l'erede legittimo non era lui, era Don Antonio, il figlio del Granduca e della Granduchessa. Però, siccome il Granducato è uno Stato assoluto, non ci sono dei parlamenti o delle assemblee, Ferdinando prese il controllo della situazione, si autoproclamò Granduca e quindi praticamente è stato un colpo di Stato. Era presente. Non si è trovato impreparato alla vicenda, tant'è vero che il cadavere di Bianca Cappello è scomparso e non è mai più ritrovato. Apro una parentesi, ho letto di recente che, è una parentesi, ma è una curiosità, che la signora Draghi, la moglie del premier Draghi, si chiama Serena Cappello ed è una discendente di Bianca Cappello, riconosciuta da... Vabbè, è una curiosità, chiusa parentesi. Quindi dicevo, il corpo di Bianca Cappello è scomparso e non è mai stato trovato. Quindi il Granduca è stato sepolto insieme alla prima moglie, con tutti gli onori, con un funerale di Stato, ma la Bianca Cappello è sparita dalla circolazione, non si è trovata. Però, a seguito di studi effettuati, e questo è Ferdinando, che era cardinale, lascia bene, il cardinale lui stava a Roma e si era costruito una casetta per un piede a terra, tanto per stare tranquillo, perché lui aveva il Palazzo Medici a Roma, quello che oggi è sede del Senato, però sta in centro, gli dava un po' fastidio, dice ma io quasi quasi mi ritiro sul Pincio, c'è l'aria più pulita, e si era costruito questa casetta, che è la Villa Medici, che è sul Pincio, accanto a Trinità de Monti. Ora è sede dell'Istituto di Cultura Francese, è proprietà del governo francese. Quindi dicevo, questa professoressa, Donatella Lippi, professoressa all'Università di Firenze di Storia della Medicina, ha fatto studi molto approfonditi, anche a seguito della ricognizione avvenuta sulle salme, perché questi poveri medici le hanno disturbati nel loro sonno eterno più volte. Una prima ricognizione di tutte le salme fu fatta sotto il periodo granducale, da Leopoldo II, negli anni 50 dell'Ottocento. Poi sono state riesumate ulteriormente, anche perché per verificare i danni che ha fatto l'alluvione, perché ha invaso le cappelle medicee. Quindi questa Donatella Lippi ha recuperato attraverso l'analisi delle ossa un frammento di cute con la barba, con dei peli di barba, da cui ha estratto il DNA. Poi, facendo studi approfonditi all'archivio vescovile di Pistoia, perché Poggio a Caiano dipende da Pistoia, ha scoperto un documento dove si parlava dell'interramento di un'anfora contenente dei visceri. Perché di Bianca Cappello è sparito tutto, non c'è nemmeno una fonte documentale. Non solo non si trova il cadavere, ma non si è trovato nessun documento. L'unico documento che appunto era trovato a Pistoia parla di questa presenza nella chiesa di San Francesco a Bonistallo, dove in effetti è stata trovata un'anfora con delle viscere conservate, di cui una parte di un sesso maschile e una parte di sesso femminile. Allora, la professoressa Lippi ha dichiarato che il DNA delle viscere maschili coincidono con quelle
del DNA e quindi sono attribuibili a Francesco de' Medici, per cui quelle femminili è lecito attribuirle alla moglie. È stata fatta un'analisi approfondita e sono state trovate evidenti tracce di arsenico, il che fa pensare sono stati avvelenati. E questa era la versione. Poi ulteriori studi, qui siamo nei primi anni del 2000, nel 2004-2005, ulteriori studi di un 6-7 anni successivi hanno ribaltato la sentenza e hanno detto l'arsenico c'era perché era utilizzato nelle conservazioni, mentre invece è chiaro che studi più approfonditi hanno rivelato che i sintomi che sono riportati dagli storici, in particolare forti dolori, il vomito, la febbre alta, sono riconducibili alla malaria perniciosa, per cui è attribuito a cause naturali l'ultima versione. Quindi al momento l'ultimo treno dice che passa, dice che sono stati morti, che sono morti per cause naturali. Però una cosa è certa, che Ferdinando ha gestito in modo molto utilitaristico questo evento e ne ha tratto, ma questo lo vediamo meglio la prossima volta. Francesco è sepolto nelle cappelle, mi dice, nella cappella dei principi, che poi farà costruire Ferdinando. Allora, questa è così si chiude la storia di Francesco I, mentre invece rimane in piedi quella del suo successore, di cui parleremo la volta prossima. Parleremo di Ferdinando, delle grandi cose che ha fatto, tra cui la più importante è quella di aver costruito la città di Livorno e di averla resa subito un grande porto, moderno, attrezzato e soprattutto diciamo economicamente produttivo. Ecco, ora però è il momento di parlare di alcune donne che sono legate a lui, a Francesco, e vediamo chi sono: la sorella e la figlia. Intanto parliamo della sorella Isabella de' Medici, conosciuta a Firenze per le sue doti. Pare fosse molto bella, molto intelligente, molto colta, dotata di una spiccatissima personalità, padrona e protagonista nei salotti letterari, insomma, un bel personaggio che Francesco probabilmente non amava, forse perché gli faceva un po' ombra, e la fa sposare con Paolo Giordano Orsini. La famiglia Orsini ricorre spesso nella dinastia dei Medici. La moglie di Lorenzo il Magnifico era Clarice Orsini, la moglie del duca di Urbino era un'altra Orsini, Alfonsina. Quindi Orsini era una famiglia importante a Roma, ovviamente. Quindi questo Paolo Giordano Orsini però è un personaggio estremamente negativo, cioè tutto il contrario. È grossolano, non ha una grande cultura, è un soldato, è abituato alle soldataglie, è in un certo momento eletto dal Papa comandante delle truppe pontificie. Il loro primo rifugio è il Castello Orsini di Bracciano, dove la Isabella risiede i primi anni di matrimonio, però l'Orsini è spessissimo all'esterno e fuori perché è impegnato nelle ambascerie, è impegnato nelle campagne militari, e quindi lei decide di ritirarsi con tutta la sua corte a Firenze, nella villa di Poggio Imperiale, che questa è come è ristrutturata successivamente, che il padre Granduca gli aveva regalato in occasione del matrimonio. E a Poggio Imperiale fa vita mondana, le sue feste sono famose, i suoi ricevimenti, perché è un personaggio estremamente brillante. Però l'Orsini non si fida tanto e allora dà incarico a un suo cugino, Troilo Orsini, di controllarla, di marcarla stretta, come si dice. E Troilo lo fa. E lo fa anche parecchio bene, tant'è vero che presto fra i due sorge
diciamo, una relazione. L'Orsini lo viene a sapere e a Cerreto Guidi, in un'altra villa medicea, viene a sapere di questa cosa, sorprende gli amanti e lei la uccide, la strangola. E qui sorge un altro mistero. Perché? Perché casualmente il giorno dopo, e quindi un'altra coincidenza, si è occupato di questo personaggio Francesco Domenico Guerrazzi, il quale ne ha composto l'epigrafe, direi, più azzeccata. Così perì Isabella de' Medici, che avrebbe fatto se ad altrui felici, se il cielo le avesse dato o minore bellezza, o maggiori virtù, o migliori parenti. Quindi questo dice tutto. Perché la cosa strana di questo personaggio è che la letteratura si divide tra la storiografia di origine fiorentina, che la dipinge come una vittima, cioè lei è vero ha tradito, ma se l'ha meritato, perché era un buzzurro, perché non era, era un violento, era un gradasso, e invece lei era un personaggio molto colto, molto bello, quindi la descrive, parlo della storiografia fiorentina, come una vittima. Mentre la storiografia di parte avversa, cioè quella romana, la descrive come una circe, come una ninfomane. Addirittura ho letto che nel giro turistico che si fa del castello di Bracciano, che io non ho fatto, ho visto il castello di Bracciano, ma la gita turistica non l'ho fatta, pare che le guide, quando fanno vedere la camera da letto della duchessa, perché lei era duchessa di Bracciano, della duchessa di Bracciano, raccontano che c'era un passaggio segreto attraverso il quale lei faceva fuggire i suoi amanti, e questo passaggio segreto conteneva un'insidia, una botola che lei azionava con un meccanismo dalla sua camera che faceva precipitare i malcapitati in una fossa piena di calce viva. Ora, questo è un personaggio contraddittorio, non c'è dubbio, però dice bene il Guerrazzi, Quindi dicevo che anche qui c'è un altro mistero, perché il giorno dopo, per un caso assolutamente identico, viene assassinata Leonora di Toledo, che era la nipote di Cosimo, o meglio, la figlia del fratello di Eleonora di Toledo, che aveva lo stesso nome. La moglie di Cosimo era spagnola. Ecco, la figlia del suo fratello, e quindi la nipote, si chiamava uguale, Leonora di Toledo, che viene sposata con Don Pietro, che è l'ultimo genito di Cosimo. Quindi sono cugini due sposi. E questo è fratello di Francesco. Ora, la vicenda vuole che siano le due storie assolutamente identiche. Cioè, Don Pietro è violento, è burbero, è rozzo, mentre lei è di stirpe reale. Quindi succede la stessa cosa. Anche lei ha una relazione, viene scoperta, Don Pietro la uccide il giorno dopo. A distanza di un giorno si compiono due delitti. Questo fa cadere il sospetto su Francesco, che alcuni accusano di aver architettato entrambi gli omicidi. Perché? Perché probabilmente era un po' misogino, cioè stava dalla parte dei maschi contro le femmine, che la storiografia vuole invece come vittime. Quindi questo è un altro mistero della storia, cioè perché a distanza di un giorno si compiono due delitti assolutamente identici, che riguardano uno il genere, uno il cognato e uno il fratello. Va bene? E qui si conclude la storia della sorella di Francesco. Ora parliamo di un altro personaggio che è legato sempre ai Medici, è la figlia di Francesco, Maria de' Medici, che nasce a Firenze nel 1575 e che diventerà regina di Francia. E sarà la seconda Medici a diventare regina di Francia.
anche lei sarà una regina importante come la Prozia. Perché? Perché nella storia di Francia, normalmente, un po' in tutti i reami, ma in particolare in quello francese, le regine avevano un solo scopo: generare l'erede al trono. Basta. Poi non servivano ad altro, facevano la loro vita privata, mentre queste due regine hanno fatto le regine e l'hanno fatta e come? Ora vedremo anche questo personaggio che va sposa Enrico IV di Francia. Enrico era il genero di Caterina de' Medici, di cui abbiamo già fatto una conoscenza abbastanza approfondita. Era il genero, era il marito della regina Margot, Margherita, figlia di Caterina e di Enrico II. Abbiamo visto che c'è la guerra dei tre Enrichi, Enrico IV che era di Borbone, Enrico il figlio di Caterina, Enrico III che era di Valois, mentre poi il terzo era Enrico di Guisa che era il capo dei cattolici. I primi due muoiono, uno Enrico III per motivi naturali, Enrico di Guisa per motivi viene assassinato. Quindi Enrico di Navarra o della famiglia dei Borbone è l'unico rimasto in piedi. Ha ricevuto un bel finanziamento da Cosimo, un bel prestito dalla Banca dei Medici. Rimane l'unico padrone. Fa la conversione, quindi dice: Parigi va bene una messa, perché lui era protestante, era ugonotto, e quindi diventa re di Francia. Poi Margot viene ripudiata, parte poi muore. Perché? Perché non ha dato l'erede che si aspetta, perché ripeto, il compito della regina è quella di garantire l'erede. E quindi Cosimo riesce a ottenere l'accettazione della propria nipote, quindi la figlia di Francesco, come pretendente al trono. E quindi la sposa di Enrico IV diventerà Maria de' Medici. Perché? Perché riceverà una ricchissima dote di 600.000 ducati d'oro, metà della quale vanno a ripianare il debito che Enrico aveva con i Medici, e l'altra invece è data, come si dice oggi, cash. Quindi, a differenza di Caterina, invece, che andò senza una lira perché la dote la doveva garantire il Papa, che era lo zio, ma il Papa muore e quello dopo se ne guardò bene da rispettare gli impegni. Quindi Henriette de Balzac è la favorita che avevano, come abbiamo visto, Caterina de' Medici ci trova Diana di Poitiers, lei ci trova Henriette de Balzac, però la vede con molta minor diplomazia rispetto a quanto ha fatto la vecchia Prozia. Però cosa c'è di bello? Che gli dà subito l'erede Luigi XIII. Quindi il suo compito l'ha realizzato, però Enrico, quindi c'è l'incoronazione nel 1610, perché non è venuto, c'è stato, sono passati una decina d'anni prima che avvenisse l'incoronazione. Questa fa parte, ne parleremo più avanti, di un ciclo pittorico, perché Maria de' Medici, essendo coerente con le caratteristiche mecenatesche della sua famiglia, aveva protetto e sponsorizzato il pittore fiammingo Rubens, che era stato in Italia, aveva frequentato Firenze e Roma. Ecco, e lei gli aveva commissionato un ciclo pittorico, tra cui c'è anche la sua incoronazione. Nel 1610 lei viene incoronata regina di Francia. Ma era già 10 anni che era sposata con il re. E guarda caso, esattamente il giorno dopo, Enrico viene assassinato in una congiura mentre esce dal Palazzo Reale alle Tuileries a Parigi, entra la carrozza in una strada stretta e un congiurato tale François de Ravaillac lo aggredisce e lo pugnala. La pugnala al petto e alla gola, e il re muore. Quindi la regina diventa, che era stata incoronata il giorno prima, anche qui la fantasia degli storici ci ha guazzato, perché dicevo, quell'appunto proprio il giorno, lei diventa regina e il giorno dopo gli ammazzano il marito.
va bene? Però anche qui lei era italiana, i francesi non l'amavano come non avevano amato Caterina, e quindi viene dalla terra degli intrighi, dei veleni, e quindi viene accusata di essere stata lei a organizzare, ma non ci sono prove, storicamente non ci sono prove. Quindi lei diventa regina, mentre il figlio, che è l'erede al trono, è ancora minore, ha appena 8 anni, quindi lei esercita la reggenza. Si contorna di personaggi che per lo più vengono dall'Italia, tra cui Concino Concini, che era il marito di Leonora Doriga Ligali, che era la sua compagna di giochi, era la sua sorella di latte, era la figlia della sua balia. Quindi lei se l'ha portata in Francia, e il Concini, che era il marito, diventa l'anima grigia, diventa in pratica il facente funzioni di primo ministro, con grande opposizione dell'aristocrazia francese, che non lo accetta, lo considera un intrigante, lo considera un maneggione, e probabilmente lo era. Fatto sta che viene assassinato. Poi nel 1620 il re arriva alla maggiore età e spodesta la madre, la quale però si dà da fare in aperto contrasto col figliolo, cioè si genererà una lotta che porterà a una vera e propria guerra civile, e ritornano a galla i vecchi odi religiosi. Perché? Perché Enrico IV era protestante, anche se aveva fatto per il gran rifiuto, perché Parigi voleva bene la messa. Il figlio quindi è portato a Luigi XIII è portato a simpatizzare per la fazione protestante, mentre la regina è filocattolica, non solo, ma è legata agli Asburgo, che hanno ancora la regina di Spagna. Lei è filospagnola, mentre invece il principe Luigi XIII, spalleggiato dall'alta nobiltà francese, è di tutt'altro avviso, e c'è una vera e propria guerra civile, dalla quale la regina esce soccombente, viene esiliata nel castello di Blois, però poi il re figlio, che è entrato nella pienezza dei suoi poteri, in qualche modo la riabilita e la fa rientrare nel consiglio di reggenza, e lei si dà da fare molto per ritornare in auge. E come lo fa? Lo fa ingaggiando e sponsorizzando un personaggio emergente, il duca di Richelieu, e riesce con i suoi uffici a farlo nominare cardinale. Quindi è lo strumento con cui la regina Maria conta di riprendere il controllo della situazione, sia in politica estera appoggiando gli Asburgo, e sia in politica interna appoggiando la fazione cattolica. Ma Richelieu capisce bene da che parte tira il vento, e quindi è messo lì dalla regina, ma poi prende le veci e si schiera dalla parte del re. Quindi la regina si ritrova un'altra volta sola e sconsolata, mentre prende vigore Luigi di Condé, il famoso principe di Condé, quello che nel secondo capitolo dei Promessi Sposi, il Manzoni dice che andrò a dormire prima della battaglia di Recroix, così come aveva fatto Don Abbondio prima della battaglia che doveva sostenere la mattina dopo con Renzo, perché gli doveva dire che non lo poteva sposare più. Anche se Manzoni dice però che il principe di Condé andò a dormire dopo aver sistemato tutte le cose per vincere la battaglia l'indomani, mentre invece Don Abbondio non aveva fatto le stesse, è andato senza sapendo. Tant'è vero che il principe di Condé dormì profondamente, mentre invece povero Don Abbondio fece un chiuseocchio. Quindi Luigi di Condé è colui che porta i francesi nella guerra dei 30 anni. Ecco, qui noi ne abbiamo parlato, se vi ricordate,
abbiamo parlato molto della guerra dei trent'anni, che è stata in pratica la prima grande guerra europea, che è durata 30 anni e è nata come guerra di religione, cioè fra gli stati tedeschi del nord protestanti e quelli del sud cattolici. Quelli del sud vuol dire la Baviera, l'Austria e la Spagna, che faceva parte della stessa famiglia degli Asburgo. È una guerra devastante che poi si sommerà con la peste, che è quella che ci racconta il Manzoni, con le carestie, e che desertificherà il centro dell'Europa, l'attuale Germania, che si conclude in pratica con il successo dei protestanti. Perché? Perché si stabilisce un assetto che vale ancora oggi, anche se oggi non ha rispondenza di carattere politico, dove il nord Europa è protestante e l'Europa del sud è cattolica. Questo è quello che emerge dalle pace di Vestfalia. Però la cosa strana di questo evento, di questa guerra, è che i protestanti vinceranno grazie all'ingresso in campo dei francesi cattolici. Quindi la battaglia di Rocroi è vinta dai francesi, che si sono schierati con i protestanti perché in odio con gli spagnoli. Perché non si schierano tanto a favore dei protestanti quanto contro gli spagnoli. Quindi sarà la fazione protestante a vincere grazie all'impiego dei cattolici e all'interesse, i quali erano stati a guardare per 30 anni. Quindi avevano, mentre invece gli altri contendenti si erano letteralmente dissanguati. Ecco, questo cosa succede? Succede che è dovuto all'impegno di Luigi XIII a favore contro gli Asburgo e quindi contro quello che invece voleva fare la madre, la quale viene esiliata, va prima ad Anversa e nel 1630 va in esilio. Va a Anversa, sembra che vada ospite proprio di Rubens, che gli farà questo ritratto. Poi a Bruxelles prima, poi a Anversa, poi a Colonia, dove morirà sola, dicono le storie, sola, abbandonata e probabilmente anche in povertà. È sepolta nella cattedrale di Colonia, perché è a Colonia che muore. Ecco, delle sue cose importanti vediamo il ciclo di affreschi di Rubens. Qui vediamo raffigurata la presentazione del suo ritratto a Enrico IV. Qui vediamo Rubens è l'esponente del manierismo barocco. Ora vi ci vorrebbe il mio amico Falchini, lo spiegherebbe molto bene perché lui se le sa bene. Comunque diciamo che è uno stile un po' ridondante, un po' carico. Qui si vede degli angeli che presentano il ritratto di Maria al futuro sposo, che vediamo è già a tempatello, perché è già i capelli e la barba grigia, la guardia tutta ammata. Pare che non fosse proprio brutta, le cronache dicono che era abbastanza alta, insomma di aspetto non come la prozia. Ecco, questo è quando sbarca, lei parte sulla galera locale da Livorno, dal pontile che ne prende anche il suo nome, pontile che è dove c'è la Fortezza Vecchia. Parte da Livorno sulla galea granducale, qui vediamo il capitano della galea granducale che porta sul petto le croci ottagona dei cavalieri di Santo Stefano e qui vediamo lo sbarco a Marsiglia, perché le prime nozze si celebrarono a Firenze con grandi festeggiamenti e grande fasto. Poi arrivò a Marsiglia e a Tolone c'è il secondo matrimonio dopo l'incontro con il re. Ecco, le cronache dicono che le cerimonie fiorentine furono notevolmente più ricche, più sfarzose e più belle di quelle francesi, nonostante che la Toscana fosse un piccolo stato e la Francia una grande potenza. Ecco, qui vediamo il matrimonio, sempre il ciclo pittorico di Rubens, il matrimonio fra i due, e qui vediamo l'incoronazione che abbiamo già visto, sempre con del famoso altro, che ci sono anche altri quadri, ne completò almeno una decina.
muore a Colonia nel 1642. Ecco, io sono a posto, ora sono alla campanella, e con qui si conclude la storia di Maria de' Medici, la seconda delle regine di Francia. Grazie per l'attenzione. Ricordo che lunedì 3 maggio avremo l'ottava puntata e parleremo di Ferdinando I e della rinascita e della nascita di Livorno. Ne parleremo con dovizia di particolari, perché è un argomento che, capirete bene, mi sta particolarmente a cuore e perché considero una bellissima pagina di storia. Ecco, quindi grazie mille, complimenti. Di nuovo, va bene. Alla prossima. Arrivederci. Buonasera a tutti, arrivederci. Arrivederci. Ciao.